primo settembre data teoricamente perlomeno fondamentale per la vita dei due ospedali di Alghero. Sì, primo settembre fino a un certo punto, perché io sono convinto che questo trasferimento di una parte, di un settore di ortopedia dal marino al civile non possa avvenire così facilmente. Dobbiamo considerare che non stiamo trasportando dei banchi di scuola da un'aula all'altra, sono cose ben più complesse, ben più serie fra l'altro, perché ogni tipo di trasferimento comporta delle responsabilità e a mio avviso, anzi devo dire che una lettera fatta, una disposizione, una direttiva tipo ordine di servizio fatto l'11 di agosto non abbia senso, perché qualunque tipo di provvedimento su questo ambito va fatto dopo che sono state eseguite una serie di analisi e di valutazioni, e dal punto di vista economico e dal punto di vista scientifico. Ecco, tutto questo non risulta essere stato fatto. Da ex amministratore cittadino, l'attuale amministrazione pensa che abbia fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per portare al meglio questo cambiamento? Da questo punto di vista forse sì, però se ha fatto così poco vuol dire che ha poche possibilità, mi spiego. Cioè significa che questa amministrazione più di questo tanto non riesce a fare. Siamo a livelli bassi però, ecco, quindi io non nego che ci sia tutta la buona volontà, però in questo caso qua bisogna ragionare, cioè quando si fa un incontro tra comune e vertici dell'ASL e questo incontro, dopo una trattativa che è durata ore, non viene diciamo suggellato da un documento sulla base del quale c'è l'impegno delle due parti, quindi un documento controfirmato. Se non viene suggellato da un documento che viene controfirmato, significa che dopo ciascuno si ritiene svincolato, cioè libero di agire come meglio ritiene in futuro. Allora, queste sono perdite di tempo, non sono incontri che vanno a profitto. Primo. Secondo, se come qualcuno ha detto non c'era bisogno di fare un documento firmato dalle due parti e non ce n'era bisogno, dice, perché, così almeno pare che abbia dichiarato il sindaco, non c'era bisogno perché già questa scelta è garantita dall'atto aziendale della ASL, allora significa che questo incontro è stato inutile, perché se già è previsto nell'atto aziendale l'incontro, mi chiedo a che cosa sia stato fatto a fare. Cosa devono fare? Se già è previsto nell'atto aziendale. Allora questo significa che l'amministrazione comunale non sta interloquendo in maniera dialettica con l'ASL, sta solo subendo scelte che vengono fatte a monte dall'ASL. Non mi sembra un atto tanto forte, cioè la città ha bisogno di posizioni ben chiare, anche e soprattutto dal punto di vista della sanità. Adesso la verità, a mio avviso avrei lasciato fermi i paletti e dire qui non si fa niente fin quando l'ASL non trova le risorse finanziarie per realizzare il nuovo ospedale. Allora a quel punto si fanno tutti i ragionamenti che si vuole. Nel frattempo però è importante che le inefficienze vengano superate. E quali sono le inefficienze? Noi abbiamo il servizio di terapia intensiva cardiologica che è pronto e non entra in funzione. Sono i laboratori di analisi che devono essere trasferiti nei nuovi locali e non vengono trasferiti, non ci sono costi particolari. C'è il discorso di endoscopia chirurgica, che i locali sono pronti e non vengono trasferiti. Quanti mesi dobbiamo aspettare per queste cose? Per fare questo non ci vuole solo buona volontà, ma bisogna battersi. Se per esempio nell'incontro che è stato fatto tra comune e ASL questi aspetti non sono stati trattati, si è parlato solo del trasferimento in sala gessi, 3 ore per parlare della sala gessi e gli altri problemi che ci sono. Allora il problema qua c'è, anche se ci sono alcune inefficienze nella struttura ospedaliera, è perché c'è carenza di personale, specialmente quello di anestesia.
tutti questi salti mortali li stanno facendo perché manca del personale. Quindi la prima cosa da fare è i concorsi, specialmente in campo medico. C'è una carenza in Italia di anestesisti. Bene, questa carenza perché è accumulata? È accumulata perché non si attivano i corsi di specializzazione. Quindi ci sono dei problemi a monte che la collettività sta subendo per causa di inefficienze da parte della dirigenza della sanitaria. Ecco, allora, qui dobbiamo scuotere le persone che sono responsabili di queste manchevolezze. Una domanda che tutti i cittadini algheresi si fanno: per l'ospedale Marino, quale futuro? Il futuro dell'ospedale Marino, oggi come oggi, è impossibile che non ci sia. Non sta a me la verità dire quale destinazione precisa debba avere l'ospedale Marino, perché se si accelera col discorso della nuova struttura ospedaliera, a quel punto l'aspetto legato soprattutto ad ortopedia è superato, ma bisogna accelerare questo procedimento. Io trovo comunque che l'ospedale Marino possa avere il suo futuro proprio nell'ambito della riabilitazione, perché no? Nell'ambito della riabilitazione. Per parlare di riabilitazione lo si può fare in maniera anche specialistica. Una ASL, diciamo, una dirigenza di ASL illuminata avrebbe potuto pensare, ma questo lo può fare anche l'amministrazione comunale, a una ipotesi di convenzione con altri istituti esistenti in Italia che sono rinomati. Faccio l'esempio del Rizzoli di Bologna. Allora, perché non convenzionarci col Rizzoli di Bologna e attraverso questa convenzione rendere molto più efficiente il servizio nel suo complesso attraverso esperienze che vengono mutuate, no? con questi soggetti. Io perché dico questo? Perché è constatato che c'è una diciamo dipendenza, diciamo una carenza da parte delle isole di servizi di questo genere, di questo livello, tipo quello che offre il Rizzoli. Al Rizzoli dalle isole giungono molti pazienti, dalle isole. Il Rizzoli per sopperire a questa carenza che proviene dalle isole, ma anche attraverso, voglio dire, l'intuizione di alcuni governanti, in Sicilia per esempio ha creato una convenzione dove c'è coinvolta la Regione Sicilia, c'è una struttura in Sicilia che opera convenzionata col Rizzoli, quindi là c'è personale del Rizzoli, coordinato dal Rizzoli. Altrettanto si può fare da noi in Sardegna, per la Sardegna, no? In questo modo noi riduciamo la dipendenza dei pazienti dalla Sardegna verso istituti del continente.